Buona domenica. Un viaggio nell'Italia di oggi, con vizi antichi e virtù civiche da scoprire. Il nuovo libro di Ferruccio De Bortoli. Dopo aver finito di leggere Ci salveremo, sono andato a ritrovare un vecchio articolo dell'Espresso. Il Partito Nazionale dei Furbi c'era in copertina quasi 50 anni fa, non è cambiato niente in Italia. È un partito che ha resistito alla prima, alla seconda e alla terza repubblica. È un partito un po' trasversale alla politica, ma anche alle varie categorie sociali, ai lavori. Assolutamente sì, e la classe dirigente ha le sue responsabilità. Eppure nel tuo libro c'è chi resiste e punta su una virtù particolare, il civismo. Ma chi sono? È un grande capitale sociale fatto dal volontariato cattolico, laico, da tante persone che fanno il bene degli altri e magari non lo vogliono fare nemmeno sapere. Il senso civico, l'onestà, il merito, ma pagano veramente? Io penso che non paghino subito, ma pagano nel tempo e soprattutto sono una forma di rispetto nei confronti delle prossime generazioni. Nel tuo libro anche l'Italia è vista dagli altri, da fuori, come siamo? Molti pregiudizi. Molti meriti, dei quali magari non siamo nemmeno noi consapevoli, e grande ammirazione per il nostro stile di vita e un certo fastidio per i nostri difetti. Ci salveremo? Sicuramente sì. Il commissario Lupo Bianco torna con una nuova inchiesta. Questa volta Teatro del Mistero, una vecchia locomotiva. Qual è il nemico dell'ispettore Lupo Bianco? La sua solitudine? Ma no, la solitudine lui la coltiva, la cerca. Sicuramente il suo nemico vero, lo dice anche nel romanzo, è la privacy. In realtà lui dice non esiste più la privacy. Anche durante l'indagine scopriremo che le telecamere, comunque anche in alta montagna, ti seguono ovunque. Un posto, l'alta montagna, di solito candido, in questa storia invece perde l'innocenza? Sì, beh, la montagna rappresenta un nucleo piccolo ma significativo che rappresenta un po' talvolta la società o certe violenze della società. Le incredibili peripezie di un'adozione internazionale con il papà disegnatore di Ratman, Leo Ortolani. Racconto di un'adozione internazionale, per cui uno deve proprio uscire non soltanto da se stesso ma anche dal paese dove stava. Le difficoltà più grandi per le due ragazze che sono diventate tue figlie? Avere un padre così. E il contesto, diciamo, invece ambientale nazionale? Il contesto ambientale nazionale è ottimo, lo fanno loro e lo dominano. E poi ci sono i disegni. I disegni ci sono perché, ovviamente, essendo anche un fumettista, non posso esimermi da buttare dentro anche dei disegni. Proviamo a farne uno che sintetizza questo percorso, che come definiresti tu? Non ci sono definizioni, non è catartico forse. Fresco di stampa, La notte del Mocambo. Riscopriamo il fascino a tratti futurista di Serge Clerc con un raffinato noir a fumetti. Protagonista è un giornalista musicale che ci conduce a tempo di rock nelle atmosfere fumose del secondo dopoguerra. L'appuntamento con Billy è a domenica prossima.